Ragusa Marina di Ragusa, auto investe ciclomotore e scappa. Modica isola pedonale della discordia. Oggi 70 anni di matrimonio per due coniugi modicani. Fischeroa di Blea fa tappa a Punta Secca. Bentrovati con l'informazione di Canale 74, Ragusa Marina di Ragusa, un'auto investe un ciclomotore e fugge. Indagini in corso, l'investitore forse a bordo di una BMW che avrebbe le ore contate. Un forte urto, la caduta del ciclomotore, un'auto che fugge via senza fermarsi. E la terribile scena a cui hanno assistito ieri sera alcuni testimoni di un incidente stradale sulla strada provinciale Ragusa Marina di Ragusa. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia provinciale. Lo scontro è avvenuto tra un ciclomotore Aprilia Scarabeo e un'autovettura che dopo l'incidente non si è fermata. Probabilmente si tratta di una BMW, ma la polizia provinciale sta cercando di risalire alla sua targa grazie ad alcune testimonianze. I mezzi coinvolti percorrevano la stessa direzione di marcia quando il conducente dell'auto ha tamponato la scooterista che è stata soccorso da un'autoambulanza del 118 e trasportata in ospedale. La polizia provinciale è ora alla ricerca dell'autovettura che ha tamponato il ciclomotore per risalire così al suo guidatore. Nuovi sviluppi potrebbero arrivare proprio in queste ore. E continuiamo con la cronaca. Vittoria ha arrestato uno stalker che perseguitava la sua ex. Sentiamo. Un'importante sinergia tra l'Associazione Antiviolenza sulle Donne del Territorio e le Forze dell'Ordine ha permesso di portare all'arresto di un vittoriese 38enne con un'ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa che ha concordato con le risultanze investigative dei militari a seguito della denuncia sporta dalla vittima ai carabinieri di Vittoria. La donna, una 30enne vittoriese, era ormai arrivata al limite della sopportazione. Continuava a subire minacce, coercizioni di ogni genere, veniva pedinata continuamente dallo stalker. Atteggiamenti di continua violenza fisica e psicologica che hanno determinato nella donna un radicale cambiamento delle proprie abitudini di vita e un perenne stato d'ansia e di timore per la propria incolumità e quella dei figli minori. Allo stalker il Tribunale di Ragusa aveva già imposto il divieto di avvicinamento all'ex moglie, divieto tuttavia disatteso in più occasioni dallo stesso. Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito alla magistratura Iblea di emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati di atti persecutori, noto come stalking e di violenza sessuale, dei quali il 38enne si è reso responsabile. Fermato per guida in stato di ebbrezza, cerca di dare fuoco all'auto. Denunciato dalla polizia di Stato, un cittadino tunisino. Gli uomini dell'ufficio volanti della questura di Ragusa, in collaborazione con personale della locale sezione di polizia stradale, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino di nazionalità tunisina che, sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle norme del codice della strada, ha tentato anche di dare fuoco alla propria autovettura opponendosi all'operato degli agenti. I poliziotti in servizio di controllo del territorio Marina di Ragusa in piena notte hanno individuato una Fiat Punto che percorreva la strada in modo pericoloso, zigzando e invadendo la corsia destinata all'opposto senso di marcia. Immediatamente gli uomini dell'ufficio volanti hanno bloccato l'autovettura. A bordo il tunisino con evidenti difficoltà verbali e di movimento. Dopo l'esame del tasso alcolemico, la polizia stava per provvedere al sequestro del mezzo, ma l'uomo si è opposto, minacciando di dare fuoco all'autovettura. E così ha immediatamente estratto un accendino, cercando di appiccare il fuoco al sedile posteriore del mezzo. Immediato l'intervento degli agenti che sono riusciti a bloccare l'uomo ancora in preda ai fumi dell'alcol, impedendo che lo stesso potesse rimanere ustionato dalle fiamme che stavano per sprigionarsi nell'abitacolo. Dopo la richiesta di condanna per gli imputati del processo dei cani killer al Pisciotto, oggi arriva l'attacco contro i cinque principali imputati dai rappresentanti delle parti civili. Gli avvocati hanno puntato il dito contro l'ex sindaco di Scicli, Giovanni 25, e nei confronti dell'anziano sciclitano Virginio Giglio, l'unico arrestato per rimesso in libertà, e contro i tre veterinari dell'ASPI. I tre difensori hanno chiesto il risarcimento dei danni, che ammonta a diversi milioni di euro, e il pagamento di una provvisionale di 200.000 euro per ogni parte offesa. E ora ci spostiamo a Modica. Corso chiuso per isola pedonale, polemiche tra i commercianti, per alcuni è un grave danno alle attività commerciali, altri ne esultano.
Abbiamo voluto chiedere ad alcuni dei commercianti di Corso Umberto che cosa ne pensano della chiusura di un tratto di Corso Umberto. Proviamo a sentire i pareri dei diretti interessati, i commercianti. Che cosa ne pensa lei dell'apertura o della chiusura di un tratto di Corso Umberto? Abbiamo valorizzato solo una zona di Corso Umberto e comunque abbiamo dato dei vantaggi ai commercianti che esistono in quella zona, contrariamente a tutti gli altri che sono siti in altre zone della città. Vedi la zona alta di Corso Umberto, che in questo senso viene penalizzata fortemente, in quanto la gente non potendo accedere, non potendo arrivare e comunque arrivando non potendo sostare, e quindi è costretta a tornare indietro. Dal punto di vista turistico ritengo che sia possibilmente un'iniziativa positiva, perché si dà la possibilità di vivere la città con più tranquillità, con più serenità, perché non c'è il traffico, quindi di conseguenza un tratto, naturalmente il tratto magari diciamo più bello, più importante o più centrale, e quindi ci dà la possibilità di viverlo più serenamente, più liberamente. Dall'altra parte, considerato che Modica non ha altre alternative, altre vie giusto di collegamento, di comunicazione, per chi quotidianamente in quel momento, in quelle ore deve transitare, sicuramente sarà un disguido. Ma positivo, senz'altro. Questo, beh, perché sicuramente la gente voleva questo, voleva una tranquillità proprio nelle ore serali. È una cosa negativa, nel senso che dovrebbe essere chiuso tutto il corso, non solo una parte. E penso che sia anche una questione un po' di civiltà, no? Avere un po' di silenzio, un po' di tranquillità e non tutto questo traffico. Per un tratto è sbagliato. Se sarebbe chiuso fino alla parte finale del corso, magari si potrebbe andare meglio, perché la gente si abituerebbe a farsi la passeggiata. Così è solo un danno, è bene per qualche attività, ma male per tante attività, perché la gente viene dirottata, tipo quelle che scendono di Modica Alta vengono dirottate nel Corso Umberto dalla parte opposta. Io ogni sera ho delle rinunce alle prenotazioni, perché la gente appena vede che non può arrivare mi cancella le prenotazioni, non è specificato bene il giro che si deve andare a fare, così è solo, mi ha creato solo danno quest'anno. E ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Canale 74 ricerca volti nuovi per la TV. Hai meno di 30 anni? Sei disinvolta, spigliata, di bella presenza? Vuoi provare le tue capacità interpretative in televisione? Manda il tuo curriculum con foto a marketing@canale74.com entro il 10 settembre 2015. Ti inviteremo per un provino. Se sei la fortunata prescelta, potrai essere la protagonista di un nuovo format TV prodotto da Canale 74. Fish Road Iblea, laboratori del gusto. Protagonista indiscusso, il pesce azzurro. Un villaggio itinerante nelle suggestive località di mare. 29 e 30 agosto, Scoglitti. 6 settembre, Punta Secca. 13 settembre, Acate. 3 ottobre, Scicli. Fish Road Iblea, vi aspettiamo. Progetto realizzato dall'associazione GAC Ibleo, finanziato nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca 2007-2013. Moda, stile, tendenza e innovazione. Gianni Rando è Hair Stylist Unisex. Per i trattamenti di bellezza dei tuoi capelli, affidati alla professionalità di chi ha fatto della sua passione un lavoro. Perché la bellezza non è un lusso. A Modica, via Risorgimento 114B. E ora vi raccontiamo la storia di due coniugi modicani che oggi, 5 settembre, compiono 70 anni di matrimonio. Era il 5 settembre del 1945. La guerra era ancora nell'aria, la vita una scommessa, come recita la famosa canzone. Ma Giovanni e Concetta hanno celebrato il loro matrimonio e oggi sono 70 anni che sono sposati. Attorno a loro 4 figlie, 25 tra nipoti e pronipoti. Tra le tante difficoltà, nelle giornate scandite solo dal lavoro duro, vero, che ti segna nell'anima e nel corpo, Concetta e Giovanni hanno dato vita a una famiglia unica che oggi li festeggia per i loro 70 anni di vita insieme.
insieme. Le chiamano nozze di ferro, forse per la tenacia del metallo, e vengono dopo l'argento, l'oro, il rubino, lo zaffiro, lo smeraldo e i diamanti dei 60 anni di matrimonio. Loro li hanno fatti tutti, anno dopo anno, prendendosi per mano come fanno oggi. Giovanni Tirelle, Concetta Vernuccio, 95-90 anni, e mentre lui si scusa di non sentirci più tanto bene, lei ci racconta di non essere più brava a camminare come facevano un tempo, quando solo per incontrarsi, lì nella stessa zona dove ancora oggi abitano in Contrada Pirato, Giovanni faceva oltre un'ora di strada a piedi e di buon passo, abitando a Casuzze, da dove veniva solo per vederla, dato che gli incontri da fidanzati erano rigorosamente in famiglia. 3 mesi di fidanzamento sbocciato dopo un solo incontro, organizzato tra la cugina di Concetta e una sorella di Giovanni, che avrebbe inizialmente voluto la sorella minore della consorte, ma a quei tempi scaloni non se ne facevano, racconta divertita Concetta. Mia mamma disse che o prendeva me o niente, lo dice mentre Giovanni sorride, ricordando quei tempi. E così il fidanzamento e dopo 3 mesi il matrimonio. Tante le difficoltà all'inizio della loro vita insieme. I militari, dopo poco tempo che erano sposati, andarono a cercare Giovanni che aveva disertato. Se lo avessero trovato non l'avrei più rivisto, racconta Concetta. Si nascose e uscì dalla casa dal retro, mentre le spiegava ai militari che non lo vedeva da molto tempo. La fortuna e forse chissà la collaborazione di qualcuno che fece finta di non vederlo gli salvarono la vita. E oggi, dopo 70 anni, sono ancora insieme come allora. E potrete vedere l'integrale dell'intervista che abbiamo fatto a Giovanni e Concetta martedì sera alle 21 su canale 74. E ora cambiamo argomento, ci occupiamo di Fish Road Iblea che fa tappa a Punta Secca. Archiviata la tappa scoglittiese con un enorme successo in termini di qualità e di presenze, la carovana di Fish Road Iblea si trasferisce a Punta Secca e all'ombra del faro e della celeberrima casa di Montalbano ripropone la sua ricetta vincente con la promozione della marineria e del pescato locale. L'iniziativa, voluta e promossa dal GAC Ibleo, unisce enti pubblici, soggetti privati del settore ittico e associazioni di categoria e soggetti privati, espressione dell'economia locale dei territori di Vittoria, Santa Croce Camerina, Cate e Scicli, allo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie mirate allo sviluppo economico e territoriale, nonché al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca coinvolte nel piano di sviluppo locale. Il progetto è stato finanziato nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca. L'evento prenderà il via domenica 6 settembre alle 17:30 con il saluto delle istituzioni in Piazza Torre e a fare gli onori di casa sarà il sindaco di Santa Croce Camerina, Franca Jurato. Con lei il sindaco di Vittoria, nonché presidente del GAC Ibleo Giuseppe Nicosia. Seguiranno gli interventi di Giansalvo Allù, assessore al bilancio e ai beni demaniali, che parlerà del connubio fra turismo e gastronomia e sulle strategie per renderlo vincente, e di Fabio Nicosia, presidente del distretto turistico Cultura del Mare, che spiegherà invece nel dettaglio perché l'attività dei distretti turistici e del GAC è importante nell'ottica del marketing territoriale. Il Museo di Camarina partecipa domani alla Giornata Europea del Patrimonio Ebraico. Il Museo regionale di Camarina aderisce alla Giornata Europea del Patrizio Ebraico che si svolge domani con il tema Ponti e attraversamenti per favorire la conoscenza e la coesistenza tra culture diverse come fu nell'antichità. Il Museo di Camarina possiede infatti una collezione di reperti archeologici risalenti al IV secolo d.C. con sicuri riferimenti ebraici, una lucerna, una lamina in oro con una preghiera esorcistica, l'iscrizione del piccolo Giasone con la menorah. Reperti già da tempo esposti al pubblico nel padiglione ovest del museo. Il museo di Camarina il 6 settembre sarà quindi aperto al pubblico gratuitamente, così che i visitatori potranno ammirare la collezione di reperti ebraici. Il museo ha voluto aderire il prossimo 6 settembre, domenica, alla giornata europea della cultura ebraica, che si celebra in tutta Europa. E noi riproporremo ancora una volta la possibilità di vedere questi reperti. Una lapide in pietra con una iscrizione in cui c'è il nome di un bambino, Giasone, il fanciullo, con sotto inciso il candelabro a 7 braccia. Una lucerna ancora una volta con il segno del candelabro a 7 braccia, dunque appartenuta ad una famiglia di religione ebraica, e poi una lamina in piombo con incisa una preghiera.
e a Pozzallo si svolge la prima edizione del Festival dell'Umanità. Prende il via a Pozzallo la prima edizione del Festival L'Invisibile, Storie di Mondi e Umanità, 4 appuntamenti dedicati ad approfondire il dramma dell'immigrazione nelle sue varie prospettive. La speranza, il viaggio, lo scoglio, il naufragio sono gli elementi artistici intrinseci nelle opere proposte che vogliono scalfire l'invisibilità degli immigrati nelle nostre vite attraverso gli spettacoli in scena. E creare un momento, diciamo, di riflessione, un momento di aggregazione. È un momento di presa di coscienza rispetto a tutto quello che si sta vivendo, in particolare Pozzallo, diciamo, che è in prima linea sulla questione dell'immigrazione, vuole dedicare un momento di riflessione rispetto a questa tematica, quindi degli spettacoli che hanno questa caratteristica sulla tematica e quindi sull'immigrazione. È un evento importante, noi ci contiamo tanto, il riferimento sicuramente è al dramma che stiamo vivendo. L'immigrazione. Quale città, se non Pozzallo, poteva ospitare una kermesse del genere? Quindi noi ci abbiamo creduto dal primo momento, è un momento culturale importante per la nostra città e noi puntiamo su queste 4 giornate. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.